fermarti un motore, segreti non ha, è un gran corridore che vincere sa. Fermarti un motore, segreti non ha, è un gran corridore, vedrai vincerà. Accende il motore, acceleratore, lui preme e poi va. A tutto gas lui va e accelera ancora. I miei complimenti, Marco, hai fatto davvero un ottimo lavoro. Che cosa vuole questo? Ha forse intenzione di fare una corsetta? Fatti sotto, amico, vediamo di cosa sei capace. Nessuno può star dietro a un motore preparato da Marco. Credevi di fare il furbo, eh? Cosa? Non è possibile, è riuscito a raggiungermi. Voglio un adesivo della vostra officina. Che cosa? Il nostro adesivo lo diamo soltanto alle auto che prepariamo noi. E non mi sembra che tu sia venuto in officina, quindi scordatelo. Oh, che pretese, la gente non ha alcun ritegno. Adesso ti faccio vedere io, pivello. Hey! Ma accidenti! Oh, quello è un mostro! Aiuto! Torna da me! Mr. Jolly. Certo che è uno strano nome. Non ha mai rivelato a nessuno la sua identità ed è il proprietario di quella macchina. Quello che proprio non riesco a capire è perché voglia l'adesivo della nostra officina. Già, in effetti è molto strano. Non era più semplice venircelo a chiedere? Io non ci capisco niente. Sei così bravo a preparare le macchine tanto da battere, ma togli subito quelle manacce sporche di olio dalla mia faccia! Eh? Ma che cosa è successo a Marco? È così da ieri sera. Per lui è stato un brutto colpo subire una sconfitta. Ci aveva messo anima e corpo nel preparare quella macchina e vederla battuta l'ha demoralizzato. Mi dispiace tanto vederlo così. Ehi, ascolta, Marco. Non devi fare... Darei non so che cosa per dare un'occhiata a quell'auto. Eh? Basta, ho ucciso. Farò in modo di incontrare quel signore e gli chiederò di mostrarmela. Non ti fermi davanti a nulla quando si tratta di macchine e motori, eh, Marco? Te l'ho chiesto! E con che diritto? Non puoi continuare a fare il disfattista, siamo qui per lavorare. Perché? Che cosa credi che stia facendo io? Di tutto tranne che fare più seriamente il tuo lavoro. Ah, davvero? Comunque ho deciso, andrò a vedere quell'auto. No, no e poi no! Ehi, ragazzi, calmatevi! Continuando ad urlare così non risolverete un bel niente. Come va, Riccardo? Bene, grazie. Ehi, ma se siete qui, chi c'è nel camion? Che cosa? Ho sentito dei rumori, pensavo foste voi. Come dei rumori? Ma che rumori erano? Non lo so, ho posteggiato l'auto lì davanti perché Marco ci desse un'occhiata. Ho trovato la porta chiusa e poi ho sentito dei rumori. Ho creduto che Marco stesse lavorando e non volesse essere disturbato. Accidenti, era un ladro! Buongiorno.
quando in qua siete tanto interessati agli adesivi della nostra officina? Io non c'entro niente, mi hanno costretta. Di la verità, Jolly ha battuto anche te, vero? È incredibile! Se è riuscito a battere anche lei, dobbiamo proprio ammettere che non abbiamo molte speranze di scovarlo. Ora calmati, Romina, e dimmi dove l'hai incontrato. Allora cercherai di prenderlo, Marco. Grazie. Escluso! E perché mai? Ah, perché non dovrebbe farlo? Se dovesse succedergli qualcosa, gli affari andrebbero a rotoli. D'ora in poi non attaccheremo più gli adesivi sulle nostre macchine. Sono stato chiaro? Bravo, così ne risentirà il nostro giro di affari. Come ci faremo pubblicità? Ha ragione. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di parlare con gli altri meccanici, unire le nostre forze per catturare quel pazzo? Mm-hmm. Perfetto. Adesso andiamo a mangiare perché ho una fame. Sì, effettivamente è una buona idea. Ma io voglio a tutti i costi quell'auto. Che ne dici di fare qualche modifica su questa? Forse. Io credo che se facciamo un bel lavoro potremo anche batterla. Che cos'è? Una conversazione privata? Beh, veramente... Ragazzi, non mi sembra che questi siano affari vostri, vero? Ricorda che la velocità non è in relazione alla grandezza. Accidenti. Se ho capito bene, dovrebbe essere una sfida. Bene, c'è cascato. Preparati, Marco. Ok, sono davvero curioso di vedere quanto è potente. Avanti, fatti sotto, Jolly, non mi fai paura. E così tu saresti il famoso Marco. Finalmente ci incontriamo. Ma questo rumore è inconfondibile. È un turbo. Accidenti. Laggiù devo frenare. C'è una curva a gomito. Una cosa da ricordare sempre guidando una macchina grossa è di non affrontare una curva con il motore fuori giro. Cercherò di sorpassarlo quando frena. Che ne dice, signor John? Siamo stati fortunati. Si è allargato troppo. Ma che succede? Il motore sta perdendo giro. Ma è pazzo! Ha preso la curva in controsterzo. Gli è andata bene, il fondo non è buono. Ma come ha fatto a tenerla? Quella macchina ha una stabilità incredibile. Basta, devo assolutamente scoprire il suo segreto. È una Rotary Turbo. Deve ancora nascere chi possa battermi. Fermi tutti, questo non è un circuito di prova. Siete in arresto, fermatevi. Se aspetti che mi fermi, ti sbagli. Adesso state proprio esagerando! Fermatevi, è un ordine! Oh. Ma quello è Marco! Ehi, salve, Manuela, come va? Ma sei impazzito? Lo sai che non si può correre in questo modo? Non stava facendo nulla di male. E comunque, come puoi ben notare, non sembra nemmeno essersi accorto della tua presenza, quindi svelta a cambiare. Ma come ti permetti? Ehi, Marco, cos'hai? Svegliati! Questo è troppo! Ehi, non farla così lunga adesso. Scusa, ma avevi una mosca sulla mano. Da quello che vedo qui intorno, di mosche che ronzano ce n'è una sola. Tu che ne dici? Ah, davvero? Ma se sei tu che ci ronzi sempre intorno ogni volta che noi due stiamo insieme? Il mio incarico di pubblico ufficiale mi dà il diritto di fare ciò che voglio! Forse se montassi un motore un po' più potente potrei ottenere dei risultati decisamente migliori. Che macchina! È un genio chi l'ha fatta. Ha ottenuto potenza e stabilità. Devo conoscere quell'uomo. Devo farmi dire come ha raggiunto una tale perfezione. Devo riuscirci. Piano! Ma sei pazzo? Che cosa ti sei messo in testa?
Santo cielo, che spavento! Ormai qui sta andando tutto a rotoli. Non abbiamo più un cliente da settimane e ci sono i conti da pagare. E nessuno si fida più di noi. Avanti, Luca, comincia a tirare. Ok, vado. Ma almeno mi state ascoltando! Sì, Ivano, ho capito. E ti prego di scusarmi per tutto. Ascolta, non appena avrò sistemato questa faccenda, mi metterò al lavoro. Ti giuro che non mi batterà. Oh, guardatelo, gli brillano gli occhi dall'eccitazione. Sì, è proprio così. E tu non fare tanto il superiore. Beh, basta. Ma... è inutile discuterne ancora. Tanto tu fai sempre come ti pare. Bene. Ma cerca di non farti fregare. Grazie, brutto matto. Brutto matto? Ma beh, per ora non preoccuparti dei costruttori degli altri team. Ho sistemato io ogni cosa con loro. È falso. E lei dovrebbe vergognarsi. Buongiorno, signori. Evviva! È una vera fortuna che siate venuti, ma non preoccupatevi. Io stavo solo scherzando. Non importa, ora siamo venuti a parlare d'altro. D'altro? Volevamo proporvi di unire le nostre forze, che ne dite? Che cosa? Ma davvero? Ma allora? Dobbiamo fare qualcosa al più presto. Quel tizio ci sta rovinando la piazza. Non c'è più nessuno che venga da noi e siamo rimasti senza lavoro. Se non riusciremo a fermarlo, in poco tempo saremo tutti a spasso, ragazzi. Ma voi sapete almeno chi è? Ecco, no, non si può dire con certezza, però noi sappiamo... Allora cosa sapete? Beh, ecco, gira la voce che potrebbe essere uno che lavora nel quartiere dove c'è anche la nostra officina, quindi... Sì, certo, anche perché da queste parti ci siete soltanto voi in grado di mettere le mani in un motore. Ma certo, dobbiamo assolutamente battere la zona a tappeto. Già, avete perfettamente ragione. Ma laggiù c'è solo l'officina del signor Roby. È vero, ragazzi, potremmo andare a chiedere informazioni a questo Roby. Certo, a questo punto non possiamo permetterci di tralasciare alcuna pista. È incredibile, il signor Roby è una persona così famosa. Eppure sembra che non ci siano altre spiegazioni possibili, ragazzi. Quello che proprio non riesco a capire è il motivo. Con le sue macchine ha partecipato a 1000 competizioni diverse e ha sempre vinto. È il miglior costruttore che ci sia nel giro al momento. Sapete, ha perfino brevettato un sistema di freni antibloccanti. Ha partecipato all'ultima corsa Endurance con una macchina meravigliosa, battendo delle vetture ben più famose della sua. E quando è arrivato a tagliare il traguardo, nessuno voleva crederci. Ma certo, è così. Non può essere stato lui a preparare quella dannata macchina. Sì, ha ragione, ma nonostante tutto mi è difficile crederlo. Però, scusatemi un momento, quello che non riesco a capire è il perché miri a rubare il simbolo di un'officina ancora sconosciuta come la nostra. Non possiamo lasciare le cose così, con quel maledetto Jolly sempre fra i piedi. Già, dobbiamo assolutamente smascherarlo o saranno guai per tutti. Chissà se è stato davvero il signor Gondo a preparare quell'avventura. Ma sì, deve essere per forza così. Accidenti, che potenza! Forza, corri, piccola, non lasciare che ti sorpassi! Occhiti! È del tutto inutile che cerchi di resistermi. Ma guarda che spiritoso! Non preoccuparti, ora ti sistemo io! Spero che tu ti sia divertito! Attenzione, attenzione! L'auto sospetta è passata ora! Si sta dirigendo verso 3K! Pensateci voi! Ricevuto! Per fortuna c'è una curva! Ora provo il controsterzo! E adesso che fa? Ma sei pazzo, la curva è troppo stretta! Ci sfracelleremo tutti e due! Oh. Quell'uomo è un mostro. Devi stare molto attento, Marco. Non temete, ragazzi, quando ci sono io, il divertimento è assicurato. Quel rumore sembra... Eh,
Ma tu sei quello di ieri. Esatto, sono io e adesso ti darò una bella lezione. Ma allora era una trappola per incastrare. Figurati. Non è ancora nato colui che riuscirà a fermarmi. Addio. Ivano, è fatta. Ormai manca poco alla cattura. Va tutto bene lì da voi? Non sei affatto spiritosa, Romina. Qui c'è gente che lavora e non ci divertiamo affatto. Lo vuoi capire? È un'impressione o sei leggermente nervoso, amico? Perché ti sembro nervoso? Per fortuna che siamo rimasti, è arrivato un cliente. Ah, benvenuto, signore, ha una splendida macchina, complimenti. Non sono un cliente. Scusate il disturbo, volevo sapere se questa è l'officina del signor Marco. No, sì, però non c'è. Ma tu sei... Quello stupido ragazzino non ha capito proprio nulla, né di motori né tantomeno di meccanica. Molto bene, adesso vedrai di che cosa sono capace. Preparati alla sconfitta, Jolly. Accidenti, sto superando i 4.000 giri. Ma cosa? Ecco, adesso sono sui 6.000. Forza, bella, vai! Accidenti, è riuscito a ottenere una potenza incredibile. Non avrei mai creduto che ne sarebbe stato capace. Ho avuto un'idea geniale. Potrei fare un esperimento sulla valvola di alimentazione del carburante per cercare di raddoppiare la potenza del motore di qualche cavallo. Se funziona, non ci sarà più bisogno di montare un turbo per avere un'alta velocità. Questo ragazzino comincia a darmi proprio sui nervi. Ora! Livello! Ricordati che i freni sono molto importanti. Pazzo incosciente, hai rischiato di farmi ammazzare. Per fortuna ho controllato il circuito frenante prima di partire. Quello che è assurdo è che ormai la potenza delle due macchine si equivale, perché la sua è più veloce e scattante. Ci sono! Ha sicuramente montato un biturbo e considerando il poco peso, che imbroglione! Marco non ce la farà mai a battere quella macchina, è troppo veloce! Marco, calmati, stai rischiando troppo! Già, non devi accettare provocazioni, ma aspettare. Cosa? Un po' di pazienza. Ora entreremo in curva e vedrò come reagisce. Avete capito? Beh, non tanto. Accidenti, mi raggiunge. Ma cosa vuole fare? Operazione riuscita. Sei finito, caro Jolly. La trappola è scattata. Preparati. Ecco. Ehi, ma cosa fa? Ha decelerato, proprio quello che volevo. Pazzo, prendi questo. Sei fritto. Evviva, ce l'ho fatta, ho vinto. Accidenti, è passato. Che succede? C'è qualcosa che non va, il motore sta perdendo giri. Sei finito, caro Jolly. Nella tua macchina c'è un punto debole e io l'ho scoperto. Ormai non potrai più correre. Bene, ragazzi, ormai abbiamo un vero asso del volante. È in gamba. Il vostro amico ha montato sull'auto un sistema per utilizzare il flusso del gas di scarico per far girare la turbina e azionare così la ventilazione, aumentando quindi la potenza del motore. Ma finché non scopriremo il sistema per non far abbassare di colpo il numero dei giri mentre aziona lo starter, non otterremo dei tempi competitivi. Così abbiamo deciso di provarla in corsa e trovare la soluzione del problema. Un altro problema da risolvere è evitare le forti sollecitazioni alla carrozzeria. Già. Ma allora il vero scopo di questa gara è solo una corsa contro il tempo. Mi ha battuto. Ma com'è possibile? Accidenti. Tornerò e te la farò pagare. Perfetto, Marco. Così potremo scalare anche una montagna adesso. Bene, faccio un altro giro. Ma è la RX-7. Accidenti, quanto è bella. Che fa? Mi viene addosso. Oh.
Perdono, signore. Volevo solamente divertirmi un po', signore, la prego. Non mi sembra che questa macchina sia molto adatta a te. Sei licenziato, Jolly. Ma allora sei tu il costruttore di questa macchina? Parla! Sì, ma devi dimenticarlo. Non voglio che la notizia si divulghi. Posso contare sul tuo silenzio? Ma tu sei... Sì, io sono Robby. Mi fa piacere conoscerti, Marco. È un onore per me. RX7 のチューニング。よーし、ここはこまっちゃんが。次回よろしくメカドック。ライバルは RX7。よろしくチューニング。ベルマルコ。Segreti